L'Associazione Nazionale Comuni Virtuosi, insieme all'Associazione Comuni Bresciani, il Comune di Berlingo e Fondazione Cogeme, apre da oggi le candidature per la quarta edizione del premio di laurea Dario Ciapetti, una borsa di studio rivolta ai laureati o laureandi magistrali di tutta Italia nel cui elaborato sia stato affrontato il tema o della gestione ambientale o dell'impronta ecologica o dei rifiuti o della mobilità o di nuovi stili di vita. Nei dettagli ai nostri microfoni parlano Marco Boschini, coordinatore dell'Associazione Nazionale Comuni Virtuosi, e Gabriele Zanni, presidente dell'Associazione Comuni Bresciani. L'Associazione dei Comuni Virtuosi è una rete di comuni nata nel 2005 a livello nazionale che mette insieme tutte quelle amministrazioni che si occupano di progettare e sperimentare sul territorio buone pratiche in campo ambientale. Di questa associazione fanno parte una decina di comuni nel territorio bresciano. Allora, l'iniziativa della borsa di studio parte dalla nostra associazione in collaborazione ovviamente con il Comune di Berlingo e con la Fondazione Cogeme. L'idea è quella appunto di mantenere il ricordo di Dario Ciapetti attraverso uno strumento che guarda il futuro, quindi che cerca di raccogliere dai giovani, dai nuovi docenti e dai nuovi studenti universitari delle buone idee che possano poi essere applicate nel campo della quotidianità delle pubbliche amministrazioni. Vincitore sarà uno solo, che verrà selezionato da una giuria che ha come presidente il rettore dell'Università di Brescia, il professor Maurizio Tira. Riceverà una 1.500 euro che è frutto di un contributo che mette a disposizione l'Associazione Comuni Virtuosi, il Comune di Berlingo, la Fondazione Cogeme e soprattutto, diciamo noi, la possibilità di valorizzare lo studio fatto a livello nazionale con la pubblicazione sul sito dell'associazione e con la messa in rete di questa esperienza attraverso le iniziative che l'associazione nel corso dell'anno farà. Si aprono oggi, si potrà iscriversi fino al 1° novembre, poi ci sarà un mesetto di tempo che si prende la giuria per valutare tutte le tesi arrivate e in dicembre, come ogni anno, faremo, in una data che ancora non abbiamo stabilito, la cerimonia di premiazione nel comune di Berlingo, che era il comune di Dario. I temi che saranno oggetto delle sedi sono, delle tesi sono i temi cari a Dario Ciapetti, che come sindaco era certamente impegnato in temi di tutela ambientale, di gestione del territorio con un approccio certamente innovativo e riguarderanno anche tutti gli ambiti degli stili di vita innovativi legati alla gestione dei rifiuti. Sono 5 comunque gli ambiti specifici di intervento. Possono partecipare degli studenti che hanno sviluppato delle progettualità o delle tesi su queste tematiche specifiche. Assolutamente sì, il bando sarà diffuso, sarà presente sul sito dell'Associazione Comuni Bresciani, sul sito dell'Associazione Comuni Virtuosi, sul sito di Fondazione Cogeme, quindi sarà la possibilità certamente di avere informazioni su questo bando.